Dunque, tanto ringrazio per l'invito e per la possibilità di intervenire, appunto come diceva, in qualità di avvocato. E poi salterò alcune parti, chiaramente per questioni di tempo. Brevità e prossimità, cui si aggiunge l'attenzione perché le procedure siano per quanto possibile gratuite, sono presentate nel proemio del modo proprio come criteri fondamentali che hanno guidato l'operato di forma. Allo stesso tempo costituiscono dei principi dai quali discendono con più chiarezza che in passato delle esigenze deontologiche imprescindibili per gli operatori del tribunale, termine nel quale possiamo comprendere in senso ampio anche gli avvocati. Essendo questo un confronto, penso sia importante anche evidenziare alcuni aspetti problematici. Pertanto intendo dunque presentare subito una prima questione che è previa ad ogni successiva considerazione. In un recente contributo scritto dal professor Paolo Moneta, dedicato all'avvocato nel nuovo ordinamento processuale, l'ultimo paragrafo si intitola significativamente così: difficile previsione sul futuro dell'avvocatura tra perdita del suo specifico ruolo e recupero del suo contributo per una corretta gestione delle cause patrimoniali. L'autore, dopo essersi soffermato su alcuni aspetti della normativa introdotta dal Mitis Iudex, constata con una certa interpretazione di queste norme, che si fa strada in alcuni contesti diocesani e interdiocesani, consideri ormai superfluo, specie nel processo più breve, l'intervento dell'avvocato, che tra l'altro viene percepito come un ostacolo alla piena gratuità del procedimento. Moneta si domanda pertanto se ci sia ancora spazio per questa specifica funzione nel processo matrimoniale o piuttosto non sia arrivato il tempo per gli avvocati del foro canonico di cambiare mestiere, dedicandosi ad altro oppure severamente motivati di reinventarsi come consulenti pastorali, esperti, giudici o assessori o anche conoscenti del tribunale, se serve. La domanda posta dal professor Moneta appare legittima e va presa sul serio. Ciò che è in gioco non è soltanto il destino dell'avvocato ecclesiastico, ma, a mio avviso, in un orizzonte più ampio, è in gioco la stessa comprensione istituzionale del processo di nullità matrimoniale, il cui cardine è contraddittorio. Da questo punto di vista, confermata in maniera inequivoca dallo stesso legislatore la natura giudiziale del processo de quo, è necessario in via preliminare ribadire che la partecipazione dell'avvocato, pur non essendo di norma obbligatoria in questo tipo di cause, è funzionale al retto svolgersi della dinamica processuale e dunque fortemente auspicabile. Se infatti il scopo ultimo del processo, come ben chiarito Pio XII, è l'accertamento in un contesto dialogico e dialettico della verità sostanziale riguardante l'esistenza o meno di un determinato matrimonio, l'avvocato, pur perseguendo come fine prossimo l'interesse della parte che difende, apporta un contributo importante, presupposto chiaramente il suo agire deontologicamente corretto, al dialogo processuale. Colui che è chiamato ad un giustiziere nel caso concreto ha bisogno, per essere veramente imparziale, della parzialità sia del difensore del vincolo sia dell'avvocato. L'assenza di quest'ultimo dal processo, invece, facilmente mette a rischio la terzietà del giudice, che in buona fede potrebbe prendere le parti di chi chiede la nullità oppure di chi si oppone ad essa, andando così anche a perturbare quel sapiente equilibrio tra principio inquisitorio e principio dispositivo tipico del sistema processuale canonico. L'opportunità della partecipazione dell'avvocato discende anche dalle facoltà specifiche che la normativa gli riconosce, che non sono invece, specie nel processo ordinario, riconosciute a chi si difende da solo, rendendo la scelta dell'autodifesa, sebbene del tutto legittima, quantomeno precaria. L'importanza dell'avvocato si fonda anche sul fattivo contributo che, come vedremo, può apportare affinché i due principi della brevità e della prossimità trovino reale attuazione nei nostri tribunali. In realtà la nuova normativa, se rettamente intesa, lungi dal favorire l'estinzione dell'avvocatura ecclesiastica, costituisce un'occasione forse unica e dunque non può andare sprecata per ripensare l'identità, di conseguenza la funzione dell'avvocato, in chiave più apertamente pastorale. La sottolineatura del carattere pastorale dell'attività dei tribunali ecclesiastici, non nuova nel magistero precedente, ma che oggi si è voluta rendere più concreta mediante norme apposite, richiede dunque di abbandonare ogni regola nel configurare la funzione dell'avvocato nel foro canonico quale servizio ecclesiale.
Senza che costituisca un ostacolo insormontabile a tale configurazione ministeriale il fatto che vi sia un mandato di parte e una retribuzione in qualità di onorario. Ora, adesso chiarito questo punto preliminare, possiamo soffermarci sulla prossimità, che è il cardine di quella comunicazione pastorale che per il pontefice deve coinvolgere ogni struttura ecclesiastica, ivi compresi i tribunali e coloro che in essi operano. Prossimità va intesa in senso non statico ma dinamico, indica dunque quel movimento del farsi prossimo, del primere A, cioè del prendere l'iniziativa per abbattere la distanza fisica o morale che allontani i fedeli separati e divorziati dall'accesso al tribunale. Qui salto una parte dove parlo del concetto di prossimità in un senso generale, però sottolineando che la prossimità non può comportare l'annullamento di quella salutare distanza, quella imparziale equidistanza che deve caratterizzare la funzione del giudice e del tribunale con il processo. Vado però a un altro punto problematico. Come è noto, uno degli strumenti introdotti dalla riforma per favorire il farsi prossimo ai fedeli è l'istituzione di un servizio di indagine pregiudiziale o pastorale da svolgersi nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana in Italia. Ecco qui un secondo aspetto che può generare tensione, già da qualche modo evidenziato. Ci si domanda quale rapporto vi sia tra l'indagine pregiudiziale e l'avvocato. L'articolo 4 delle norme servande afferma che finalità dell'indagine è raccogliere gli elementi utili per l'eventuale introduzione della causa da parte dei coniugi o del loro qualcuno, e l'articolo 5 aggiunge che essa termina se il caso dovesse sudare di bello. Sembrerebbe comunque non esserci spazio in questa fase per l'avvocato, che interverrebbe solo successivamente, dopo il parere favorevole del consulente, quasi come l'anello finale della consulenza. È stato scritto che questo lavoro previo può agevolare l'avvocato, al quale non resterebbe a questo punto che inoltrare la causa al tribunale. Tuttavia, da un lato è legittimo chiedersi sulla base di quale competenza tecnica, soprattutto esperienza, il consulente potrà dare il suo parere, se privo dei titoli accademici di un'effettiva pratica forense. Dall'altro lato, la consulenza svolta non esimerà l'avvocato da un'attenta verifica personale, visto che lui, che prima di assumere il mandato, deve convincersi in coscienza dell'effettivo fondamento della causa e dell'opportunità di introdurla. Appare dunque più opportuno, anche per favorire la celerità dell'iter e per evitare alla persona di fare una doppia consulenza in fin dei conti, affidare, quantomeno in via preferenziale, tale compito consulenziale proprio agli avvocati, che sono così numerosi nel nostro territorio e già godono della collaborazione del Vescovo. E è sufficiente a tal fine la creazione di una rete che metta in contatto i vari soggetti, a partire dai parroci e degli altri operatori della pastorale familiare, cui spetta un primo livello di consulenza, primo livello di consulenza, così si esprime Zanetti, il professor D'Acova parla di una preparazione remota della causa di nullità, in analogia con la preparazione al matrimonio, fino agli avvocati, ai quali poi compete svolgere la vera e propria indagine pregiudiziale. Da questo punto di vista merita di essere ricordata l'iniziativa di alcuni tribunali regionali italiani di coinvolgere attivamente gli avvocati liberi professionisti iscritti all'albo per lo svolgimento della consulenza previa. Per esempio, il Tribunale Ecclesiastico di Veneto ha chiesto agli avvocati di manifestare la loro disponibilità a svolgere la consulenza in maniera gratuita, creando così un elenco apposito da fornire a coloro che si rivolgono direttamente al tribunale. Poi eventualmente il fedele, se tiene il parere favorevole, potrà conferire al medesimo avvocato il mandato, salva la possibilità chiaramente di ricorrere al gratuito patrocinio. Lasciano invece perplessi altre proposte pastorali che sembrano dimenticare il servizio che gli avvocati liberi professionisti possono utilmente prestare accanto e non in concorrenza al servizio già offerto dai padroni stabili secondo la normativa vigente. Nel mese di settembre 2016 il cardinale Vallini, allora vicario generale per la diocesi di Roma, nella relazione ai sacerdoti al termine del convegno diocesano sulla moris letizia, ha dato la seguente indicazione. Di fronte a quei fedeli che manifestano interesse per accertare la validità del loro matrimonio, il parroco, gli operatori pastorali o chiunque, li incoraggi a far esaminare il loro caso e proponga un colloquio con gli addetti del Tribunale del Vicariato per accertare l'esistenza o meno del fondamento per una causa di nullità. Basta rivolgersi al vicario giudiziale del Tribunale di primo grado, che verrà poi la cancelleria, che metterà a disposizione i ministri per una consulenza. Fermo restando che resta piuttosto vago chi siano gli addetti del Tribunale e i ministri,
si capisce sono solo i patroni stabili o anche altri. Nessun accenno viene fatto agli avvocati di primi professionisti, neppure nel caso il parroco ne conosca uno che frequenti la sua parrocchia e quella della sua fiducia. Quindi questa è stata l'indicazione data ai parroci della diocesi di Roma. Abitandovi a Roma mi sono sentito in un certo senso anche chiamato in causa oppure messo di là, da parte più che altro. Il Centus Advocatorum del Lazio, che è un'associazione privata di fedeli composta dagli avvocati patrocinanti presso il Tribunale Interdiocesano Laziale, associazione che si è costituita come quella che già esiste in Lombardia, in Piemonte e in alcune altre regioni, ha suggerito al vicario giudiziale la possibilità di coinvolgere i propri iscritti in questo servizio di consulenza da svolgersi a titolo gratuito e in modo decentrato rispetto alla sede del Tribunale. Vedremo adesso il nuovo vicario generale di Roma, poi quale seguito avrà questa proposta. Tornando al tema della prossimità, mi avviso essa può essere declinata in tre fasi: prossimità prima, durante e dopo il processo. Mi soffermo solo sulla prossimità al termine del processo, che richiede all'avvocato un ulteriore passo. Il suo compito non può terminare con la mera comunicazione della decisione, deve invece estendersi, in particolare quando essa non corrisponda alle aspettative della parte, a far comprendere con reale sensibilità ed attenzione quanto è stato deciso dai giudici, orientando le parti che hanno ottenuto in via definitiva un giudizio pro validitate, che ad esempio vivono una nuova unione, verso altri percorsi di natura pastorale per un loro reinserimento sempre più attivo e responsabile nella comunità ecclesiale. Quando parliamo di efficacia della sentenza di nullità, a mio avviso l'efficacia significa non necessariamente dire che siamo andati incontro alle aspettative della parte, l'efficacia è una sentenza quando la persona ha veramente compreso qual è la verità sul suo matrimonio e eventualmente quando ha davanti a sé un percorso di reinserimento all'interno della comunità, sia una persona lontana. Da quanto detto appare chiaro che non basta la preparazione tecnica acquisita tramite la formazione iniziale e quella permanente. Farsi prossimo per l'avvocato, ma ciò vale per chiunque, richiede necessariamente l'approfondimento della difficile arte dell'accompagnamento e la convinzione che nel proprio agire professionale, vissuto secondo la specificità dell'indole laicale, e la Chiesa si mostra vicino a chi è ferito. L'altro principio richiamato nel titolo della tavola rotonda, che si trasforma poi in attesa per quanti si rivolgono al tribunale ecclesiastico, è la brevità. In realtà sarebbe più corretto, a mio avviso, fare riferimento al concetto di celerità nello svolgimento della dinamica processuale. La brevità, infatti, intesa come durata contenuta del processo, non è altro che la conseguenza della celerità. Qui salto una parte in cui spiego il concetto di celerità nelle locuzioni del Papa alla Rota Romana e dico solo che è più corretto parlare, come fa Erdogan, di ragionevole celerità, indicando così la necessità di trovare un giusto equilibrio da modularsi con attenzione al caso specifico tra l'esigenza ultima di accertare la verità nel contraddittorio tra le parti, alle quali deve essere permesso di esercitare il proprio diritto di difesa in tempi adeguati, e l'esigenza di una speditezza nel trattare la causa, che va a beneficio non solo di quanti attendono una risposta circa la loro situazione, ma anche della vita stessa del Tribunale, che al contrario rimarrebbe sempre più ingolfato dall'accumulo di cause non terminate che col tempo aggiungerebbe ritardi a ritardi in una spirale difficilmente arrestabile. E riprendendo anche la locuzione del 2005 alla Rota, si comprende come la celerità non è solo un'aspettativa e una legittima esigenza delle parti, ma viene presentata a Papa Benedetto XVI come un vero diritto delle parti alla giustizia tempestiva. Ci domandiamo allora cosa può fare l'avvocato per rendere il processo più celere. Uno degli aspetti che incide sulla celerità nello svolgimento del processo è la conflittualità tra le parti, che spesso si rivela in una storia più complessa e di conseguenza inevitabilmente più lunga. Il modo più efficace per cercare, se possibile, di prevenire tale conflittualità nel processo è il previo ascolto dell'altra parte in fase di consulenza. Ciò permette non solo di accedere alla vicenda matrimoniale in prospettiva bidimensionale, ovvero dal punto di vista dei due protagonisti, ma anche di esprimere sin da subito la vicinanza della Chiesa ad entrambe le persone che hanno vissuto l'esperienza del fallimento matrimoniale. Diversi possono essere i motivi sottesi ad un eventuale atteggiamento conflittuale. Io ne ho individuati 6 e qui, in base alla mia esperienza, mi pare che siano questi. Primo motivo è mancata comprensione di cos'è il processo canonico di nullità
e qual è il suo fine. Secondo, timore per eventuali conseguenze sul piano civile o sul piano canonico. Dagli Stati Uniti arrivano in Italia alcune cause di nullità in cui la parte convenuta si oppone perché ha paura che un'eventuale nullità incida sulla legittimità della prole. Cioè questa paura, forse da noi in Italia questo non è mai percepito, invece alcune persone dicono no, poi la prole non è più legittima, quindi ci può essere anche questo timore che può generare una conflittualità. Terzo possibile motivo, non accettazione del capo di nullità poco carico, come se esso corrispondesse ad un'attribuzione di colpa oppure fosse infamante. Pensare all'incapacità o all'impotenza ancora. Atteggiamento di vendetto viene picca a seguito delle particolari circostanze nelle quali è avvenuta la separazione o per eventuali controversie di natura civile non ancora risolte. Versioni della vicenda matrimoniale diametralmente opposte con l'accusa di aver alterato o addirittura inventato dei fatti. Un ultimo motivo potrebbe essere la convinzione personale, magari persone soprattutto di grande fede, che al di là della sostanziale concordanza circa i fatti, il proprio matrimonio è comunque valido. Come persone dicono, no, il mio matrimonio è valido, non posso concepire che non lo sia, anche se poi magari sui fatti c'è una piena concordanza. Diversa è la motivazione alla base dell'atteggiamento conflittuale, già emergendo in fase di consulenza, diverso è ciò che si può fare per stemperare tale situazione. Nei primi tre casi potrà essere sufficiente dare da parte di solito l'esperta di questioni canoniche una chiara spiegazione circa la natura del processo, la differenza tra attribuzione di colpa, che non è di pertinenza del tribunale ecclesiastico, e individuazione del fatto generativo della nullità, i possibili effetti di una sentenza di nullità, al fine di rasserenare la parte e far sì che anche per essa il processo vissuto nel giusto spirito assuma una valenza educativa. Se invece emergono versioni discordanti, è chiaro che si tratterà di fare una valutazione complessa che sappia andare oltre la superficie di quanto narrato. Bisogna riconoscere, a parte la possibilità che uno dei due stia dicendo il falso, che per svariati motivi può essere diversa la percezione che le parti hanno in buona fede del loro trascorso matrimoniale, come d'altra parte differente può essere la risonanza soggettiva che i singoli fatti accaduti hanno avuto in ciascuno. Ancora una volta bisogna riconoscere che un tale lavoro di discernimento implica una specifica preparazione tecnica, quindi anche qui la preparazione tecnica e l'esperienza aiuta probabilmente a capire laddove si tratta di vere contraddizioni circa i fatti o si tratta di due letture diverse dello stesso fatto su cui però i fatti concordano, e a me può essere sufficiente quello, quindi si tratta di capire di fare questo discernimento in fase di consulenza, se è possibile, se l'altra parte si presenta. Salvo qualcosa sull'ostruzionismo che può, ahimè, riguardare in primo piano l'avvocato come uno dei motivi che può portare a una lunghezza maggiore durata del processo. E andiamo alla gratuità. Se i due criteri fondamentali della celerità e della prossimità hanno trovato traduzione concreta nelle nuove norme introdotte dal motu proprio, la gratuità del processo, del procedimento di nullità viene invece presentata nel codice come un auspicio, senza che vengano introdotte a proposito norme specifiche, la cui realizzazione è demandata primariamente alle conferenze episcopali ed è subordinata a due requisiti. La concreta fattibilità sul piano economico, per quanto possibile si legge, legata ai costi che ogni causa comporta per il tribunale, e il rispetto del principio, sempre ribadito dal Magistero Sociale della Chiesa, della giusta e dignitosa retribuzione degli operatori del tribunale. Come noto, già alcuni mesi prima della presentazione del Medici Iudex, nella locuzione alla Rota Romana del 23 gennaio 2015, Papa Francesco aveva espresso l'auspicio per il futuro della gratuità dei processi, giustificando ciò sulla base del rapporto che intercorre tra di essi e il sacramento del matrimonio, che come gli altri sacramenti si colloca fuori da una logica economica perché è strettamente legato alla salvezza che il dono è. Io mi ricordo che diceva quella locuzione, il Papa aggiunse quella frase a braccio, poi nel testo scritto è stata inserita, e si è levato un certo mormorio di noi avvocati erano presenti, perché come purtroppo sta accadendo, questo concetto della gratuità poi viene percepito dalle persone come tutto gratis, non è nulla potuto. Quindi mi ricordo questo quando c'è stata questa locuzione. I mass media non hanno mancato di rimarcare le parole del Papa.
In questi ultimi mesi molti avvocati hanno incontrato fedeli che al termine della consulenza, prospettate loro le spese cui si andava incontro, si sono lamentati, richiamandosi a quanto detto dal Papa, a volte anche assumendo atteggiamenti polemici di vera e propria difesa. Sul punto non ritengo possibile allo stato attuale fare una verifica che, a mio avviso, andrebbe rimandata ad un conto periodo di tempo successivo all'entrata in vigore della nuova normativa CEI appena approvata dall'Assemblea Generale. E però è possibile dire qualcosa, quindi mi limito a qualche considerazione. In primo luogo è bene ricordare una verità evidente: una determinata procedura può essere gratuita per l'utente, ma ciò non significa che essa sia priva di spese, a volte anche rilevanti, che qualcuno deve sostenere. Concretamente, la gratuità implica il reperire le risorse con le quali far fronte alle spese, risorse che per quanto riguarda la comunità ecclesiale possono provenire dalle libere e agenzie dei fedeli, da sovvenzionamenti statali come previsto, da tassazioni e sovvenzioni richieste dall'autorità competente alle persone fisiche e giuridiche a norma del diritto. La gratuità, dunque, come già osservato per i precedenti criteri, non può essere assunta come un valore assoluto. Essa infatti da un lato è subordinata alla possibilità da valutarsi nei singoli contesti locali di assicurare nel tempo la sostenibilità economica dell'attività del tribunale, in assenza di contribuzioni dirette da parte dei fedeli. Dall'altro lato, la gratuità non fa venir meno il generale dovere ricordato dal Canone 222, paragrafo 1, cui è tenuto ogni Christi Fidelis di sovvenire alle necessità della Chiesa affinché possa disporre in quanto è necessario per la sua missione. Questo canone è anche richiamato nel poema delle norme CEI ancora oggi in vigore. Quindi può essere considerato concretizzazione del più ampio dovere sopra ricordato quanto prescritto dall'articolo 302 della Dignità Scolnubi, secondo il quale le parti sono tenute, secondo le loro possibilità, a contribuire alle spese processuali. Mi pare che questo articolo possa essere considerato ancora in vigore. E la via finora seguita anche in Italia, dove si prevede un contributo obbligatorio almeno della parte attrice a parziale copertura dei costi del processo. L'ipotesi di rendere tale contribuzione facoltativa e non più obbligatoria, come pare suggerire il sussidio applicativo della rotta, a prima vista sembra maggiormente in linea con l'auspicata gratuità, ma al di là di considerazioni ottimistiche, direi utopiche, leggete ecco la nota, non offre quelle adeguate garanzie in materia economica alla prudenza richiede. Proprio nell'ottica di una comprensione più pastorale dell'attività dei tribunali ecclesiastici e un loro inserimento nella pastorale ordinaria della Chiesa, è stata avanzata la proposta del coinvolgimento della comunità parrocchiale, la quale, oltre a manifestare la propria vicinanza spirituale, che è sempre facile, vicinanza, ciò che è spirituale non è materiale, potrebbe offrire nei limiti del possibile un contributo economico, quale segno tangibile di autentica carità pastorale. È un'iniziativa che ho scoperto già attuata in Puglia e che sta avendo, almeno così scrive il vicario ufficiale del Tribunale Pugliese, una discreta accoglienza. Nel perseguire l'ideale della gratuità, vado verso la conclusione, bisogna comunque evitare l'introduzione di prassi dalle conseguenze deleterie. Io ne ho indicati due. La prima è che nel tentativo di abbattere le spese processuali si ricorda il volontariato per costituire o integrare l'organico del Tribunale, specie nei costituenti tribunali diocesani. Ciò può incidere negativamente su due esigenze che sono state richiamate dai recenti sinodi: la dedizione prioritaria e la preparazione tecnica degli operatori dei tribunali laici e chierici. Il volontariato, tranne eccezioni, potrebbe avere un diacono permanente in pensione laureato in diritto canonico, può anche fare il volontariato, però mal si concilia con queste due esigenze, a lungo andare un po' che influire sulla qualità dell'operato del tribunale e sulla celerità nello svolgimento delle cause, che può essere assicurata solo dove il personale è numericamente adeguato, preparato e libero da altre incombenze pastorali per i chierici, lavorative per i laici. E poi a rischio che si voglia perseguire la gratuità del processo di nullità andando a toccare non le spese processuali, ma l'onorario dell'avvocato di fiducia, sia a livello nazionale, intervenendo sulla tabella che stabilisce il Consiglio Permanente della CEI, sia a livello locale in sede di determinazione a consuntivo di quanto dovuto dalla parte per la prestazione professionale ricevuta. Da questo punto di vista bisogna ricordare che in base alla normativa CEI ancora in vigore, i fedeli, oltre alla possibilità del gratuito patrocinio,
hanno la possibilità di rivolgersi, indipendentemente dalle condizioni economiche, al padrone stabile. Su questo c'è forse da parlare, ma lasciamo stare al padrone stabile. Pertanto, nel caso scelgano un padrone di fiducia, è giusto che venga riconosciuto un compenso adeguato, anche in relazione alle spese sostenute per la propria formazione e alla tassazione dei redditi da libera professione, prevista in Italia piuttosto gravosa. Se è vero, come si è scritto sopra, che l'avvocatura ecclesiastica deve essere sempre più compresa come un servizio ecclesiale, ciò richiede di abbandonare pretese peraltro utopistiche da tempo di arricchimento mediante il patrocinio nel fuoco canonico. Allo stesso tempo, però, trattando di un servizio specializzato che richiede tempo e dedizione, come per gli altri operatori del tribunale, non si può prescindere da riconoscere la giusta mercede per l'opera prestata. Vi ringrazio.